E allora, signori, buonasera! Chi siete? Sono il sostituto procuratore Immacolata da Taranni. A mio avviso lei dovrebbe addolcirsi un po'. Pubblico ministero Tataranni non sa neanche cos'è la moderazione. Me la vuole insegnare lei la moderazione, avvocato? Mi scusi, La Tataranni era famosa per una cosa. Non passava mai la versione. Ma mi stai chiedendo una raccomandazione? Guarda, faccio finta di non aver sentito, Mamma, non mi droga, è un porta caramelle. Hai paura che mi faccio dimentina? Troppe fanno male pure quelle. Di nessuno si fida, Quando si mette una cosa in capa, quella è. Più che altro è come vestiti, in quel modo. Qua forse c'è stato un omicidio. Quando arriva mia moglie, il rito delle sirene diventa il Bronx. Da queste parti non si è mai visto un serial killer. Credo che le affiderò una scorta armata. La ringrazio, è già mia suocera. Qui dobbiamo essere tutti come una grande famiglia. Un ambito dove c'è il più alto tasso di omicidi. Come risponde lei a chi la chiama lo sceriffo di Matera? Stanno progettando qualcosa che contribuirà a distruggere ancora di più la nostra terra. Io ho il dovere di metterla in guardia. Non è suo interesse pestare piedi sensibili. I grandi mettono i loro obiettivi davanti a chiunque. Siamo tutti con voi, dottoressa. Io lo so che sotto sotto sei tanto buona. È che bisogna arrivarci là sotto. Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, Io ho carattere e basta. E che cavolo. Bella a tutti ragazzi, bentornati ad Ale Quale Show, la seconda edizione finalmente, dopo la nostra pausa estiva, dove comunque ho visto che i nostri video, tutto qui della mia rubrica, vi sono molto piaciuti, ecco. Abbiamo fatto compagnia durante tutta l'estate con il Signore Buonasera Summer Edition, con i nostri vlog, le nostre puntate di Ale Quale, di Better Sport 24. Ebbene sì, da settembre siamo tornati per una seconda stagione sempre più entusiasmante. Come potete vedere ho cambiato look, insomma, però la stanza è sempre quella. Ho fatto qualche cambiamento. Ma come abbiamo potuto vedere dal video, oggi parleremo della fiction che torna stasera su Rai 1. Una fiction record di ascolti dell'anno scorso, Imma Tataranni, il sostituto procuratore. Una fiction, ragazzi, stupenda, interpretata dalla bravissima Valencia Scalera, che è nata in onda l'anno scorso in questo periodo con un botto, raga, di ascolti tremendo. Ed è una delle mie fiction preferite in assoluto, che vi consiglio di guardare e di seguire tutti stasera. E adesso andiamo a recensirla insieme. Tataranni, il sostituto procuratore, è una fiction realizzata dai libri, anzi dai romanzi gialli di Marina Venezia, e racconta il personaggio di questo sostituto procuratore, Imma Tataranni, una donna che si veste in maniera un po', diciamo, leggermente kitsch, insomma, però una donna intelligentissima, bravissima. Sotto procuratore della procura appunto di Matera, che risolve i suoi casi con il suo caro amato carabiniere Calogiuri, che insomma vedrete, insomma avete già vista, insomma c'era qualcosa fra i due? Non si sa, ecco, insomma. E insieme risolvono casi, insomma, anche molto strani, particolari, come quelli di stasera che potete vedere, con un dito strano che trovano sulla spiaggia. E il tutto condito da una bellissima regia, da una scenografia fantastica, che è quella di Matera, insomma, una città, insomma, più bella del mondo, patrimonio della cultura 2019. E poi, ragazzi, insomma, le storie sono avventurose, sono 6 puntate, e io ho anche qua il DVD, eccolo qua, perché non posso non averlo, in poche parole, perché è una fiction bellissima. Lei è molto divertente, è un Montalbano al femminile, in poche parole, è... credo una delle donne più simpatiche che abbia mai visto in televisione, e insomma è una fiction da vedere, ragazzi, da vedere veramente. Di ironia ma anche di dramma all'interno della serie è molto forte. Troviamo per esempio Imma Tataranni che deve comunque lottare per il suo amore, per il suo amore nascosto verso l'appuntato Calogiuri, verso suo marito comunque, deve comunque essere alle prese con la figlia che ha problemi di bullismo a scuola, e poi sua madre nasconde un grande segreto, ovvero sua madre la confonde sempre per un'altra figlia, ha problemi di Alzheimer, e poi insomma in qualche modo la chiama con un cognome diverso, quindi
È veramente una Tataranni? Non lo è veramente? Insomma, ve lo lascerò vedere e giudicare a voi. Insomma, lo vedete all'interno della serie. E poi comunque la regia è fantastica, è una fiction girata veramente in un luogo meraviglioso. Le trame sono tutte diverse, non c'è un episodio uguale all'altro, però si incatenano tutte poi a livello di sceneggiatura e anche a livello di incipit, insomma, a livello della serie. È l'attrice, è un'attrice quasi sconosciuta, Vanessa Scalera, che però recita questo ruolo di Matrani alla perfezione. È, ragazzi, una serie che io vi consiglio di vedere altamente per chi ama, insomma, il genere poliziesco, il genere giallo, e anche soprattutto per chi ama tanto la ironia, che in questa serie è presente tantissimo. Questa prima puntata di Ale Quale Show, edizione 2020-2021, insomma, siamo ancora qua, speriamo in bene, vi sia piaciuta, vi invito a iscrivervi al nostro canale, perché avranno tantissime nuove puntate, tantissimi programmi, è inutile dirvi che a breve inizierà anche Tale Quale Show, la nuova edizione, e noi ci vediamo nelle prossime puntate con le recensioni della fiction che deve ancora arrivare, come ne ero a metà, poi arriveranno anche X Factor, Tale Quale, Ballando con le Stelle, Cortesia per gli Ospiti, Bake Off Italia, insomma, inizieremo insieme e vi faremo compagnia per tutta la stagione invernale e autunnale, con le recensioni, i video reaction e tante altre sorprese di tutta la televisione italiana 2020-2021. A presto, ragazzi! E allora, signori, buonasera!